nei Balcani la Macedonia, la città Ocrid. Sulla città che si affaccia sul lago omonimo sorge il monastero di Sveti Naum. Prima di Cristo Ocrida fu città dell'impero di Filippo il Macedone, il padre di Alessandro Magno, successivamente dell'impero romano cristiano e dell'impero bizantino dopo che nel V secolo Roma si staccò da Bisanzio. Del periodo bizantino sono i santi Cirillo e Metodio, i due fratelli, uno monaco e l'altro vescovo della chiesa di Costantinopoli. Furono loro che nel IX secolo inventarono l'alfabeto cirillico delle lingue slave e tradussero la Bibbia dal greco. Seguace dei due fratelli santi venerati nella chiesa cattolica e ortodossa, fu Naum, religioso fondatore del monastero che porta il suo nome. Nella cappella della chiesa riposano le sue spoglie. Naum, oggi santo Sveti Naum, fu anche letterato e insegnante e dedicò la vita ad alfabetizzare la popolazione perché leggesse in lingua slava la Bibbia. La devozione popolare vuole che i fedeli in visita al monastero, poggiando l'orecchio sulla tomba di Sveti Naum, possono sentire battere il suo cuore, metafora di Cristo che vince la morte.